Hernan Paolo Della Fiore, Hernan, oggi il Perugia non riesce a sfondare appieno il bunker del Venezia e impatta al Curi 1-1. Che partita è stata? Sicuramente è stata una partita un po' difficile, che magari sapevamo che affrontavamo una squadra comunque compatta, che sapeva difendersi bene, che non lasciava molti spazi e sapevamo che sarebbe stata combattuta perché comunque è una squadra d'esperienza, che lotta su ogni pallone. Sicuramente magari noi non siamo stati il miglior Perugia che si è visto in questi mesi. Abbiamo fatto un po' fatica, abbiamo sbagliato magari anche dal punto di vista tecnico dei passaggi che hanno permesso a loro magari di ripartire e crearci qualche pericolo in più. Però, come ho ripetuto anche prima, così è importante guardare la cosa positiva, che in questo caso è stato recuperare questa partita, almeno un punto, siamo riusciti a portarlo a casa. E vedendo anche i pareggi delle altre partite, sì, c'è un po' di rammarico perché potevi accorciare, però alla fine siamo riusciti a muovere la classifica anche noi e adesso pensiamo a martedì che abbiamo subito un'altra partita. Si può dire che gli infortuni hanno un po' condizionato il rendimento della squadra nelle ultime due gare? Ma sono dell'opinione che comunque sì, ci sono state delle defezioni, anche Bandinelli che si è fatto male, Magnani, Bianco squalificato, ma però penso che per il tipo di rosa che abbiamo, chi subentra agli infortunati squalificati ha sempre dato il suo contributo e oggi è lo stesso modo, logicamente capitano magari giornate in cui si è più freschi, comunque si gioca meglio tutta la squadra e partite purtroppo che sono un pochettino più, diciamo, un po' in difficoltà o meno lucidi. Oggi purtroppo non eravamo magari come in altre occasioni, quindi dobbiamo cercare di prendere le cose positive. Come dicevi tu, ora è necessario guardare partita per partita perché c'è un incontro ravvicinato proprio martedì a Carpi, che non è una delle avversarie più facili. No, no, penso che poi tutto in Serie B sono tutte difficili, soprattutto quando vai in trasferta, squadre anche lì, comunque il Carpi, che è una squadra, ma che sono lì anche dietro di noi, aspettano l'occasione per magari per raggiungere anche loro la zona playoff, quindi sarà dura, però come ho detto prima anch'io, adesso pensiamo a martedì, oggi purtroppo non è andata come volevamo, speravamo tutti quanti, prenderemo le cose positive, analizzeremo magari gli sbagli che ci sono stati, però dobbiamo subito ripensare a zerare, pensare a martedì perché sarà un'altra battaglia. Grazie Paolo. Prego, ciao. Ciao. Grazie.